Dei tir carichi sono pronti a partire per l'Ucraina. All'interno medicinali, vestiti e alimenti per bambini, cibo in scatola, coperte. In tanti hanno risposto presenti all'iniziativa dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Tutto possibile grazie a giornalisti, alle commercialiste della Federazione Italiana FIDOC, alla società di mutuo soccorso Casagit e ai tanti cittadini che in maniera spontanea hanno voluto aderire. Così come hanno scelto in maniera spontanea di unirsi alla raccolta anche alcune scuole. In Ucraina arriveranno così anche i 20 pacchi donati dalla scuola dell'infanzia Kennedy di Bagnoli e dall'asilo nido Russi. Io credo che questi momenti, stare assieme, il fatto che ripartano i corsi di aggiornamento in presenza, che siano ripartiti, solo il fatto di stare insieme è qualcosa di importante. Ognuno di noi deve fare qualcosa, stiamo, devo dire, come ordine giornalista, assieme a tante associazioni, stiamo raccogliendo con la collaborazione di tutti, colleghi, gente comune, scuole, stiamo raccogliendo tutto quello che è possibile raccogliere per inviarlo, a Leopoli o a confine tra Polonia e Ucraina. Queste sono le direzioni che stanno seguendo i tir e anche, diciamo, per quello che riguarda l'accoglienza dei profughi. In questo senso c'è una corsa anche. Ho sentito tantissime persone, anche alcuni colleghi, che hanno chiesto dell'affido per i bambini. In questo momento veramente ci stringiamo tutti attorno al popolo ucraino. Continua intanto la raccolta che riprende domani nella sede dell'Ordine dei giornalisti in via Cappella Vecchia a Napoli, in collaborazione con Casagit Salute, Stampa Cattolica, Federazione Italiana Donne Commercialiste. Nel circolo della stampa di Avellino, da dove è già partito un primo furgone in collaborazione con la Caritas, e nel teatro Ghirelli di Salerno in via Gramsci, in coordinamento con Prefettura, Comune e Caritas. Stiamo vivendo giorni terribili, non avremmo mai immaginato che. Certo, guerre ci sono state in tutto il mondo, ma diciamo, vederla in questo modo, diciamo, ci preoccupa tutti. Il pensiero va a chi sta perdendo tutto, ai bambini, a chi combatte, ai profughi che stanno arrivando qui, ai nostri colleghi. Noi, è stato ricordato stamattina, abbiamo colleghi anche campani che sono partiti, anche freelance. Metà settimana sono venuti tre colleghi nella sede dell'ordine, annunciando che partivano come freelance, destinazione Kiev, siamo in contatto, e così altri sono stati anche prima appunto ricordati da Salvatore Campitiello.